E buonasera dal gruppo di artisti Pinsi, da poco conclusa la rassegna stasera, dal titolo Metamorfosen, un omaggio a Richard Strauss. Abbiamo qui di fronte il direttore Massimo Tessa, il maestro Massimo Tessa, che ci racconterà un po' i particolari di questa serata al centro sociale Samanda della Porta di Avellino. La serata rientra nelle nostre attività dell'associazione Zainizio 2000 che svolgiamo su Avellino ormai da tanti anni. Quest'anno tra le varie attività abbiamo creato una rassegna Zainizio 2000 uno sguardo a futuro. Diciamo che stiamo proponendo degli eventi con ensemble allargati tipo l'Orchestra d'Archi. Abbiamo avuto un appuntamento già a maggio con le quattro stagioni di Vivaldi con Francesco De Angelis, solista di fama nazionale e internazionale per spalla della Scala di Milano. Stasera era un omaggio a Richard Strauss con il celebre Metamorfosen con produzione per 22 altri solisti, e dove la nostra orchestra, formata da appunto 22 solisti messi insieme in occasione per costruire un'orchestra d'archi in tutti gli effetti, ha già permesso insomma, di realizzare questo evento per la città di Avellino, per tutto il pubblico di quanti appassionati addetti ai lavori abbiano potuto seguirci in questo percorso, che è un percorso ovviamente nel quale tendiamo a fare eventi di grande qualità. Allievi del Cimarosa, per esempio Sergio De Caschis, ma non solo. Sì, ma c'era nell'ensemble, c'era da diciamo un'età variabile, dalla sessantenne alla ragazza ventenne, c'è ancora qualche, addirittura un paio di allievi ancora diplomati del conservatorio, ma soprattutto tutti giovani e medio giovani artisti irpini e dell'Interland campano, diciamo da Salerno, qualcuno da Benevento. E, anche il Mazzanini l'abbiamo visto, eh? Sì, sì, c'è anche la signora Yuko Kano, giapponese, che ormai è residente da noi già da 2-3 anni, che ha anche frequentato il conservatorio Cimarosa per dei corsi speciali e che ormai fa parte della nostra compagine per questi che sono degli eventi in cui riusciamo ad allargare l'organico rispetto diciamo ai fedelissimi che sono insomma, gli esecutori con i quali ci muoviamo con le formazioni di trio, di quartetto, di ensemble, in particolare per la musica contemporanea e per degli spettacoli molto particolari come sarà ad esempio il 17 ottobre. Vi aspettiamo ovviamente per il terzo e ultimo evento qui al Centro Sociale Samanda della Porta. Storie di musica è un piccolo assaggio diciamo di storie raccontate da attori e accompagnate da musiche eseguite dal nostro ensemble, diciamo qualcosa di accattivante, qualcosa anche con qualche sorpresa ovviamente sia musicale che teatrale, che spero che possa piacere al pubblico. Noi cerchiamo sempre di proporci con idee alternative in modo da rendere la musica, anche quella più celebre in qualche modo o quella meno celebre che viene eseguita tipo questo Metamorfosi, fruibile a chi ha voglia veramente di ascoltare musica di qualità e soprattutto eventi speciali. Per ogni evenienza quali sono i contatti dell'associazione Zainizio 2000? Per ogni evenienza potete scrivere alla mail zainizio.2000@massimotesta.com e c'è il nostro sito, sempre sul sito www.massimotesta.com c'è la pagina dedicata all'associazione Zainizio 2000 dove potete trovare i nostri riferimenti, ma se ci inviate la vostra mail inseriremo nella mailing list dell'associazione per annunciarvi tutti i nostri eventi, a cominciare da questo e a continuare con gli altri. Ci avremo anche degli appuntamenti a fine ottobre alla Chiesa del Carmine, a novembre l'evento delle note ritrovate ancora in allestimento, e ogni anno insomma, abbiamo un'attività che comunque spazia nel corso di tutto l'anno, e per il 2015 già stiamo programmando una serie di eventi che sono interessanti. Ringraziamo il maestro Massimo Tessa dal gruppo di artisti Pini. Allora.